Bene, 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 signori, ed eccoci qua a tirare le somme del viaggio di Salisburgo. Ovviamente stiamo parlando di prezzi, come avete visto nel titolo, e quindi non perdiamo tempo, andiamo subito con la sigla. Io vi ricordo che finché guardate la sigla potreste tranquillamente iscrivervi al canale, commentare quando avete finito di guardare il video e lasciarci un like, perché vi ricordo che come al solito è gratis, quindi dovete farlo per forza. Ok, ovviamente quasi tutte le spese effettuate si basano sul volere del soggetto e sul tipo di moto, in quanto una persona potrebbe andare a mangiare in ristorante di alta classe oppure tranquillamente andare a prendersi la roba da mangiare al supermercato e quindi spendere il meno possibile, come anche potrebbe alloggiare in uno dei migliori hotel del posto oppure andare in campeggio. Quindi io vi parlerò di quello che ho fatto io e di quanto ho speso io. Se volete replicare proprio il mio viaggio con anche gli stessi itinerari e gli stessi alloggi, beh, sapete già quanto andrete a spendere. Dividerò i contenuti in base a cibo, autostrade e benzina, hotel, quindi alloggi e anche gli extra. Partiamo subito dal cibo, che è la parte più interessante, come al solito. Bene, siamo partiti con il pranzo a sacco, quindi diciamo gratuita per modo di dire. Quindi sulla prima tappa durante il pranzo ci siamo fermati a mangiare un panino al volo e siamo subito ripartiti anche perché avevamo bisogno di arrivare il prima possibile all'hotel. Abbiamo fatto un'altra piccola tappa di merenda a Cortina dove ci siamo presi con 3,50 euro una Coca-Cola. Primo perché dovevamo un attimo rilassarci, secondo perché dovevamo prendere qualcosa di dissetante e terzo perché dovevamo anche un attimo risvegliarci, quindi la caffeina della Coca-Cola ci stava da Dio. Per cena del primo giorno invece, dopo essere arrivati in hotel, abbiamo scelto di fare 100 metri a piedi e di andare in uno street food, che era l'unico luogo dove facevano da mangiare nel raggio di un sacco di chilometri, quindi non volevamo partire con la moto e andare alla ricerca di pizzerie o cose strane. Abbiamo detto, boh, lasciamo le moto, siamo distrutti, facciamo una passeggiatina di 100 metri e andiamo in questo street food. Anche perché era tardino per gli standard austriaci e quindi dovevamo fare il prima possibile. Piccolo consiglio, se scegliete il nostro hotel, cercate di arrivare ad un orario consono e magari con un po' più di energia in modo da riuscire a spostarvi in moto e andare a mangiare da qualche altra parte. Perché non abbiamo mangiato molto bene, la signora, per quanto fosse, diciamo, gentile, non si riusciva a capire nulla perché non parlava l'inglese, non parlava l'italiano e quindi c'è stata una confusione madornale e inoltre aveva quasi finito tutto, cioè non aveva gli hot dog e faceva gli hot dog, quindi vabbè. Ma dato che la fame era tanta, ci siamo adeguati tranquillamente e abbiamo speso con una birra, un hot dog e qualche patatina sui 15 euro. La colazione dell'hotel invece non era davvero male e con 9 euro ci siamo riusciti a riempirci la pancia per affrontare il mitico Glasglockner. Il pranzo del secondo giorno invece abbiamo deciso di farlo al Burger King e con una spesa minima di 9,90 euro ce la siamo cavata, anche perché eravamo molto vicini al museo della Red Bull e abbiamo detto prima di andare al museo e morire di fame facciamo una mini tappa pranzo e ci rifuciliamo un pochettino. I panini del Burger King non sono male, sono molto simili a quelli italiani e quindi potete mangiarli tranquillamente. Piccolo avvertimento, quando siete nei passi austriaci e comunque anche in Austria, state attenti ai Velox perché non sono segnati da GPS e quindi dovete darci un occhio. Per la cena invece, dopo aver lasciato le valigie nel secondo pernottamento, ci siamo diretti in un pub dove abbiamo mangiato non male, molto bene. Il costo di un primo, un secondo e una Coca-Cola, mi pare di ricordare, è stato di circa 18 euro. La mattina invece ho cercato in lungo e in largo dove far colazione, nei pressi del pernottamento, ma non siamo riusciti a trovare niente, non sono riuscito a trovare niente. E l'unica cosa di aperta sulle 8 era il supermercato. E quindi tutti assieme abbiamo deciso di scappare
scavalcare l'Austria e ritornare in Italia, nella quale ci aspettava al passo Stalle, alla fine del passo Stallen, una bellissima baita con un sacco di dolci, un sacco di torte fatte in casa e un bel cappuccino ad attenderci. Sembrava quasi di stare in una fiaba. Questa volta non vi posso dare un prezzo fisso perché il mitico Benny ha offerto a tutti la colazione. Mi pareva avesse speso circa 67 euro, quindi per 8 persone sono circa 8-9 euro a testa. L'ultima mangiata del viaggio è stata quella sul Passo Rolle, all'Hotel Venezia, dove ho preso un'insalatina e un acqua naturale con caffè per sgrassare inutilmente tutti i pasti fatti in precedenza. Durante quel pranzo ho speso 13,40 euro, quindi non male. A conti fatti, il totale di tutto il cibo è stato di 59,80 euro. Data la mia esperienza, vi consiglio che se riuscite a mangiare il più possibile in Italia, magari anche spendendo un pelo di più, mangiate meglio. È uno stereotipo, ma è la verità. Ora tocchiamo un tasto dolente, ossia quello dell'autostrada e della benzina. Per l'autostrada e il Grossglockner non c'è scampo, sono 10 euro almeno da dove siamo partiti noi e il Grossglockner sono 30. Per quanto riguarda invece la benzina, è meglio farla non appena si raggiunge la metà serbatoio o poco di meno, perché è sempre meglio farla una volta in più che magari spingere la moto sopra un passo di montagna. Questo ve lo posso assicurare, è molto meglio così. Se siete in compagnia invece è meglio rifarla ogni qualvolta uno dei vostri amici o voi avete bisogno di fare una benzina, di fare un pieno. Anche se la vostra moto vi segna che ha tutte le tacchette, per esempio, è sempre meglio farla, magari spendete quei 2 euro, 3 euro per una benza che vi possono sembrare inutili, ma almeno partite tutti con il pieno in moto. Io mi sono fermato circa 11 volte spendendo una media di 15 euro e quindi ho speso 168,60 euro. Ora arriviamo agli alloggi. L'alloggio vicino a Lienz si chiama Sportland Inn ed è uno dei punti perfetti strategici per affrontare il giorno dopo il Grossglockner. Sembra fatto apposta per i motociclisti, infatti quando entri nella tua stanza hai anche un ripiano dove posizionare tranquillamente gli indumenti, la tuta intera e soprattutto anche il casco. Inoltre il suono del torrente vi riappacificherà i vostri timpani che sono stati lesionati per un sacco di ore dal vostro scarico. Nel secondo alloggio invece siamo stati meno fortunati, in quanto eravamo pieni zuppi dalla pioggia e ci siamo ritrovati davanti ad una porta che non poteva aprirsi perché c'era una cassetta di sicurezza con dentro le chiavi. E la sfortuna vuole che nelle mail in italiano e in inglese non c'era nessun codice. Dopo circa un'ora siamo riusciti a capire che nella parte in tedesco c'era scritto il codice, quindi solo nella parte in tedesco. Cioè, ma potete farla sta cosa? È illegale. Però vi aspettiamo, cari amici austriaci in Italia, dopo vedremo. Inutile dire che l'alloggio lasciava veramente tanto a desiderare, dati i 22 euro spesi per dormire. Ma noi eravamo troppo stanchi per lamentarci e quindi dopo aver fatto un lago nei due bagni che c'erano ci siamo diretti in un pub che è quello citato precedentemente. Se volete vi lascio qui sotto il link di booking o del sito di prenotazione, adesso non ricordo bene su che sito abbiamo prenotato. Alla fine questa stanchezza ci ha fatto meno arrabbiare la qualità dell'alloggio perché almeno avevamo la testa riparata dalla pioggia. Il totale speso dagli alloggi è di 57 euro. Per quanto riguarda gli extra, che è il museo della Red Bull e quello presente all'interno del Grossglockner, che non, però non siamo riusciti a vedere, sono entrambi gratuiti e meritano entrambi di essere visti, almeno una volta, anche in breve tempo. Un punto extra che non posso non citarvi è quello dell'argomento che è durato dalla fine della vacanza per almeno 2-3 mesi, ossia quello delle multe austriache, in quanto uno dei componenti, anzi due dei componenti del nostro gruppo l'hanno presa sulla parte austriaca. Sono stati fortunati perché nonostante avessero superato il limite di molto è arrivata una multa pressoché economica rispetto ai standard italiani.
quindi soprattutto sui centri abitati è meglio rispettare i limiti perché è sicuro che c'è un velox. E qui sotto vi posso lasciare il totale speso per questi 3 giorni 2 notti a Salisburgo. Io spero di esservi stato di aiuto e come potete vedere qui sotto vi ho lasciato tutti i contatti dei pernottamenti e dell'itinerario completo. Quindi buona strada! Da Bette97 è tutto, io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, dato che adesso è finito il video e potete scrivere e sbizzarrirvi in qualsiasi cosa, che itinerario avete fatto, gli alloggi, qualsiasi cosa, dove avete mangiato, va benissimo, scrivete qua sotto nei commenti, mettete un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Da Bette97 è tutto, noi ci rivediamo come al solito il venerdì per un nuovo video dalle 18 alle 18.30. Saluti, ciao!